Buongiorno amici, buongiorno mondo, bentornati, benvenuti. Ok, weekend un po' diverso. Relax, ASMR, suoni della natura, sempre nelle nostre valli, dove va il canale. Vedrete un po' di pioggia, cascate, ruscelli, non vi anticipo nulla, secondo giorno col sole, camminata a un rifugio, a un passo, ci siamo rilassati. E adesso siamo tornati in van, mangiamo qualcosa, è venuta fame, sono bello rilassato, anche la Monica è sparita, non so dove sia. E che dire, se vi piace quello che sentirete, quello che vedrete, un pollice in su, un'iscrizione qui sotto, la campanella, così restate aggiornati. E ricordate, gente, che il meglio deve ancora venire. A presto. Ciao ragazzi. Valorso vi saluta.
Eccoci dove ci siamo svegliati, come vi dicevo. Siamo all'inizio del rifugio Alpecorte, che è circa un'ora. Poi si può proseguire per quello dei Laghi Gemelli 3 ore ancora in più, dislivello non molto, 500-600 metri. È l'inizio del sentiero del giro delle Orobie, molto bello. E adesso camminiamo, vi portiamo in cima. Seguite, seguite. Abbiamo fatto non troppo, qualche, diciamo, 100-150 metri di dislivello. Abbiamo preso la finestra di bel tempo, come avete visto le clip precedenti, perché ieri brutto, pioggia, acqua, ci vuole, però era freddo, 14 gradi. E siamo rimasti chiusi in Balos, che ha fatto un giro appena ha smesso di piovere, però umido. E oggi abbiamo deciso di incamminarci sul sentiero. Amici, dopo 40 minuti di camminata leggera, facilissima, l'ho fatta io, siamo arrivati al rifugio. E adesso ci inoltriamo. Ecco. Bene, ci siamo incamminati e abbiamo deciso con la Moni, visto che è presto e la giornata è bellissima, come vedete, di proseguire e di arrivare qua. Passo della Marogella, 1 ora e 30 di cammino, non so quanto sia di dislivello, abbastanza ripido ci hanno detto, tira un po', però andiamo. Ecco. Questo è il bivio, noi prenderemo il sentiero per il passo Marogella, 270A, il sentiero del CAI, un'ora circa per escursionisti. Anche se il sentiero è abbastanza impervio, si sale e si fa un po' fatica il panorama. Ti riempie gli occhi e il cuore di un'emozione indescrivibile. Siamo quasi arrivati. Come potete vedere, siamo quasi in cima. Il panorama, scusate un po' il fiatone, il panorama ripaga. Questo è quello che si vede da qui. Eccoci, ultime curve. Siamo su. Signori, siamo in cima. Eccoci arrivati. Ah, wow. Eccoci qui. Siamo arrivati in cima. E come dice il cartello, se andiamo di qui si va al Lago Branchino e al Rifugio Capanna 2000, ma per escursionisti esperti. Quindi noi ci fermiamo qui. Siamo in cima, bellissimo, siamo rinfrescati, cambiato maglia, mangiato qualcosina e adesso si riparte, si va giù. E qui, dalla cima, il della passo Marugella. Marugella, dice la Moni. Vi salutiamo e vi diciamo che uscite, gente, il meglio deve ancora venire. Vi ringrazio per guardarmi. Se volete, se vi piace questo, il Barba è qui, Moni è qui. Andiamo in giro, iscrivetevi al canale, attivate la dindon. Ciao a tutti.
Ok, adesso Robby apre la scaletta telescopica. Bisognerebbe attaccarla a questi supporti, ma con l'uso e con le scivolate, confesso, hanno un po' ceduto. Quindi abbiamo pensato una soluzione anche più sicura, perché la scala resta bloccata con il gradino. Per non rovinare il laterale abbiamo messo questo pezzetto di tappeto, al quale la scaletta viene fissata con un bel velcrone. Ok, e adesso con il piede laterale, in modo tale da non farsi troppo male, perché voilà, il sedere è subito vicino. Il metodo classico è anche il metodo forse più sicuro, soprattutto di notte, perché abbiamo sperimentato che tutti si alzano a fare la pipì di notte, e qui è abbastanza alto, se caschi ci si fa male. Quindi lasciare posizionata la scaletta, come in questo caso, ed essere pronto all'uso, come adesso vi faccio vedere, a scendere subito. La velocità è tutto. Quindi, questo metodo classico termina qui il episodio di Pilo di Van Life. Se vi è piaciuto quello che vi abbiamo fatto vedere, noi ne faremo altri. Iscrivetevi, attivate la campanella e mettete un mi piace. Ci vediamo al prossimo episodio. Ciao, ciao a tutti. Ciao ciao.